I musei sono uno straordinario fattore competitivo dei nostri territori. I musei comunicano il territorio, i musei sono dei media, raccontano una storia e creano percorsi anche fuori dal museo. Se siamo tutti d'accordo su questo e vediamo come veramente questi musei possono evolvere nel tempo, allora dobbiamo essere in grado di declinare in maniera sapiente, intelligente e anche tecnologicamente avanzata la scommessa delle nuove tecnologie. La realtà aumentata e la realtà immersiva sono le due grandi occasioni in termini di comunicazione museale. La realtà aumentata ci consente di raccontare storie dove la gran parte delle persone non le vedono, non le capiscono. Un sito archeologico è meraviglioso e immenso di per sé, ma la gran parte dei visitatori non sanno qual è la storia di quel sito. Hanno bisogno di rivederlo in maniera immersiva e ricostruita e di rivivere le storie che vivevano in quel posto per capire davvero, per portarsi a casa, oltre che stupore e meraviglia, anche conoscenza, perché alla fine noi condividiamo conoscenza. La realtà aumentata, sovrapponendo in maniera intelligente e coerente con la natura, col progetto culturale di un museo, dei contenuti narrativi alla realtà storica e artistica, ci consente di arrivare nella testa e nel cuore di molte più persone e di portare i giovani dentro i musei. D'altra parte, la realtà immersiva e virtuale ci consente di esplorare mondi, assaggiare opportunità di fruizione culturale che poi andrai a vivere in loco. Quindi è uno straordinario media, è uno straordinario strumento di comunicazione. Come fare questo? Beh, vi dico, l'Italia è avanti a ogni paese del mondo da questo punto di vista. Le migliori applicazioni di realtà aumentata e virtuale sono state pensate in Italia e oggi stanno viaggiando nel mondo. Ci viene riconosciuto questo vantaggio competitivo, dobbiamo farlo esplodere a livello industriale sui territori, creando sinergie tra siti culturali e aziende creative e tecnologiche che sanno fare queste cose.